abbastanza bene queste strade e oggi spero davvero di divertirmi tra queste mie montagne. E la gente è tanta per questa prima edizione, quindi credo che sia già un bel successo. Numero 170, Lisa Agerer. Allora Lisa, per preparare la stagione invernale di Coppa del Mondo ci vuole anche un passaggio alla prima della Mont Blanc. Sì, esatto, mi sono dedicata un po' al ciclismo quest'anno e ho detto non posso perdermi una gara del genere, visto che è quasi a casa anche qui dalla Fede. Sì, è una bella opportunità per andare ancora un po' di più in bici, perché ci spinge oltre, sì. Qual è la tattica di gara per riuscire a godersi una corsa di 95 km? Beh, di sicuro non partire a tutta, devo gestirmi un po', soprattutto i primi chilometri, poi le discese le attacco con un po' di rispetto, direi. Vorrei far vedere nei sali, scendi, mangi e bevi cosa ho dentro e il resto vediamo come va. Sono molto contenta di essere la madrina, magari spero il prossimo anno di fare la corsa. Quest'anno con il mio infortunio non sono riuscita a partecipare neanche a prepararmi per almeno essere in gara, magari il prossimo anno invece mi vedrete con la bici, ecco. Lei ha la nostra maglia di Sky, allora è obbligato a tenerla addosso fino alle Olimpiadi di Rio, semplicemente perché voi avete acquistato i diritti. Beh, diciamo che visto che me l'ha regalata lui non sarebbe un problema, ma dato che la Rai non ha ancora fatto una scuola di ciclismo, sono contento di mettere quella del campione del Tour de France. Giovanni, allora abbiamo come primo atleta del Team Sky Antonio Marano, sei d'accordo? Perfettamente, perché finalmente sei convinto che la vera televisione è una televisione a pagamento e non pubblica. Lei deve solo sorridere a questo punto. Per forza, ma tanto comunque sorriderò quando la lascio dietro dopo. Vincitore di questa prima Mont Blanc è il presidente Alberto Laurora. Allora, emozionato fino in fondo? Dodi, le emozioni oggi non hanno veramente limite, sono emozionatissimo, devo veramente ringraziare tutte le persone che hanno creduto a questa manifestazione, il supporto che ho avuto dalle amministrazioni, dagli amici, da Sky. Un grazie particolare gradirei dedicarlo. Guardiamoci attorno, è qualcosa di veramente straordinario e vi assicuro, io vivo in questo bellissimo paese che è Courmayeur, ma quest'oggi ho avuto proprio le lacrime perché questa passione per il ciclismo, tutta questa massa, questo gruppo di persone, tanti amici, veramente ho pianto perché penso sia nata probabilmente un'esperienza che si consoliderà e darà veramente grosse soddisfazioni a tutti. Cosa posso dire? Grazie, grazie e grazie.